Buonasera Davide Online, ancora in bottega per un ennesimo appuntamento del Salotto Culturale Domenico Sepe. Sono qui in dolcissima compagnia, insomma, con dolce compagnia, con due grandissimi artisti, Francesco Palantoni e Domenico Sepe, che ci parleranno del loro nuovissimo progetto. Buonasera a entrambi. Buonasera a te, buonasera dal nostro laboratorio, dal suo laboratorio, che questa sera è anche un po' mio. Un po' tuo, per questa collaborazione mi dicono che sia diventato un po' anche tuo. Appropriato indebitamente per una serata di un po' di spazio del laboratorio del maestro Sepe, facendo una installazione esponendo insomma alcune mie opere, diciamo, una di quali è questa, che poi dopo insomma vi racconteremo. Ma chiediamo al maestro Sepe come mai ha voluto invitarmi al suo laboratorio. Chiedilo tu, Francesco. Maestro, ma come mai hai voluto che io venissi a esporre nel tuo fantastico laboratorio? Tu che sei un vero artista, tu che sei un artista serio, tu che sei un artista a tutti gli effetti. Poi tra l'altro insomma, riveleremo anche che stiamo insieme collaborando per creare un connubio tra la mia arte povera, perché trattasi di pane, e la sua arte impagabile e ricca, perché insomma con dei metalli preziosi. Prego Domenico, raccontaci tutto. L'invito nasce dalla stima immensa che ho per Francesco, perché noi tra l'altro nel nostro premio che abbiamo istituito l'anno scorso, nel segno di parte, abbiamo pensato a Francesco perché Francesco dimostra di essere un vero artista poliedrico, quindi dalla recitazione all'arte con la stessa passione e dedizione, perché il mosaico è una delle arti più complesse della composizione, soprattutto dell'espressione che poi ne viene fuori, perché attraverso pochi segni, pochi movimenti, pochi gesti, l'artista deve comunicare il proprio pensiero o l'immagine che magari ha concepito prima. E tra l'altro la caratteristica straordinaria di questi mosaici che ho apprezzato tantissimo a Pan, appunto la mostra dove abbiamo avuto questo incontro artistico, così se così lo posso definire, Francesco. La cosa che mi ha colpito è che ogni mosaico, quindi ogni tessera, nasce da una lavorazione singola, cioè nel senso che ogni mosaico è creato manualmente da Francesco, quindi dall'artista, e quindi è una doppia composizione. La tessera non nasce, non viene semplicemente selezionata, ma viene lavorata, e questo lega molto al mio modo di fare arte, quindi la modellazione. Per questo questa sera ho voluto fortemente, ringrazio pubblicamente Francesco per essere qui nella mia bottega d'arte ad onorarmi con la sua arte, perché per me è vera arte. Tanti oggi cercano di comunicare attraverso varie forme d'arte. Per me il mosaico è una forma antichissima, una forma d'arte antichissima, e quindi va valorizzata. Per questo Francesco ti ho invitato, per dimostrare ancora di più che dietro alla passione e dietro alla ricerca c'è l'espressione artistica, in questo caso di Francesco Palantoni. Quindi grazie. Io sono profondamente privilegiato, profondamente lusingato di questa sua, tra l'altro di queste parole squisite che mi dice, perché io non nasco come artista naturalmente, nasco come cialtrone, già insomma in un altro settore, non mi definirei neanche artista né di teatro né di cinema né di televisione, ma insomma un cialtrone. A questo invece ci sono arrivato con una più che passione, una nevrosi, perché io insomma lavoro tra virgolette il pane da tanti anni, nel senso come nevroticamente io durante i miei pasti quotidiani, soprattutto le cene, ho creato migliaia di dadini di pane. Invece di fare le palline come solitamente si fa, io mi sono fissato che i dadini, questo sarebbe anche un'altra domanda da farsi, dovrei capire perché invece dei pallini faccio i dadini, quindi dovrei in qualche modo indagare su questo che può essere sicuramente un problema, perché sicuramente uno che fa i dadini non è che sa proprio benissimo. Quindi essendo io un giovane fumettista in erba, ma quando ero ragazzino facevo i fumetti, mi divertivo, e avendo tra le mani questa materia meravigliosa che è il pane, perché
manipolare il pane, tra l'altro dà una sensazione di grande benessere, proprio perché forse perché è proprio il pane, perché è la materia prima, perché è una materia povera, perché insomma avendo tra le mani queste centinaia di dadini mi è venuto in mente di associare la nevrosi alla qualità che avevo di fare dei disegni, per cui mi è venuto fuori una prima immagine e poi da lì in poi mi ha avviato questa grande passione che sta prendendo il sopravvento su tutto il resto delle mie passioni. Sono diventato un mosaicista. E io ho inventato una forma d'arte che si chiama dadettismo. Non era mai stata inventata. La cosa curiosa è che veramente insomma è stata la prima volta io ho studiato, ho indagato perché cercare di capire se era già stato fatto qualcosa del genere, ma fortunatamente no, hanno fatto delle opere di pane, delle sculture di pane, ma non coi dadini, non coi mesaici, per cui sono arrivato prima e già questa insomma mi riempie di soddisfazione. Grazie Domenico. Del mare e della terra faremo pane, coltiveremo a grano la terra e i pianeti, il pane di ogni bocca di ogni uomo ogni giorno arriverà, perché andammo a seminarlo e a produrlo non per un uomo ma per tutti, il pane per tutti i popoli, e con esso ciò che ha forma e sapore di pane divideremo: la terra, la bellezza, l'amore. Tutto questo ha sapore di pane. Questa sera con noi Francesco Palottozzo. E questa sera, quindi, oltre alla grande personalità, ho voluto fondere in modo permanente ed eterno, questo bronzo viene considerato il materiale eterno. Hai usato il termine giusto. La tua arte con la mia. Quindi volevo presentare l'opera di Francesco Pavolantoni in anteprima assoluta, mai fotografata, quindi mai pubblica. Pavolantoni Sepe. Sepe si chiama questo. Si è conclusa da Fragola febbraio dell'arte in bottega. Tra applausi scroscianti e grandi emozioni attraverso l'arte poliedrica di Francesco Pavolantoni, l'attore si è presentato al pubblico del salotto in una veste insolita, mostrando opere realizzate attraverso l'antica tecnica del mosaico, ma estremamente contemporanea nella produzione, in quanto sviluppata attraverso l'utilizzo del pane come materia prima. Hanno accolto gli ospiti il direttore artistico Pierpaolo D'Antonio ed il presidente Domenico Sepe, quest'ultimo indossando il camice che ogni giorno utilizza nella sua bottega come gesto rituale e mostrando al pubblico l'opera che rappresenta il sodalizio artistico con Pavolantoni, scultura in bronzo definita la fusione dell'anima. Tommaso Tuccilla ha omaggiato Pavolantoni con tre straordinarie declamazioni ispirate al pane, tema centrale dell'evento. Il maestro Abate, accompagnato dalla bellissima voce di Carla Maria De Michele e dal rapper Luca Blindo, hanno emozionato attraverso le loro vibrazioni musicali. Ed infine, la presentazione di una novità, per chi vuole mostrare al meglio la propria arte in rete, perché la rete oggi è il nuovo modo di fare comunicazione. Gli ideatori del progetto sono tre giovani amici che hanno deciso di realizzare il sogno di una web agency, Synapsi Labs, un laboratorio creativo che si occupa di comunicazione a 360 gradi. Chiusura con l'omaggio poetico di Giuseppe Perone. L'evento, raccontato attraverso la fotografia di Alessandro Perrotta e Paolo Menduni, è stato ripreso con le telecamere di Videoline. L'arte come mezzo espressivo. La passione prende fuoco e forma, grazie alla capacità del maestro Sepe di esprimere sensazioni ed emozioni in maniera pura e naturale. Unico interprete delle proprie emozioni, il suo raccontare l'arte, condivisione dell'anima,
che attraverso le sue sculture, intrise di verità, la sua storia diventa la nostra storia. Nel ringraziare chi ha sostenuto il salotto, dice il maestro Domenico Sepe, invita tutti a visitare la pagina Facebook Premio nel segno di Partenope, il gruppo Salotto Culturale Tematico e Salotto Culturale Domenico Sepe. E soprattutto per essere rimasto. Quali sono state le emozioni di questa serata? Le condivisioni emozionali, è stato che l'ambiente già è suggestivo, pieno di opere, si parla di opere, gente così affettuosa, la presentazione dell'opera che abbiamo fatto, insomma è stata una serata emozionante, devo dire, molto 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 piacevole, molto. Grazie tante. Grazie a voi tutti. È stata un'emozione grande questo condividere questa l'arte con contornata da tutte queste sculture e vedere l'anima delle persone. È andata molto bene, devo dire. Io sono qui diciamo come scrittrice del prossimo appuntamento del 22 marzo e diciamo come ospite insieme al mio circolo culturale. È stata una serata ricca di emozioni. Paolo Antoni poi è un artista, io dico completo, un attore, un artista che impiega il suo tempo a creare opere d'arte. Ma mi è piaciuta davvero tantissimo. Come è stata la serata? Ma è stata una serata molto interessante, l'arte regna sempre sovrana, quindi è sempre un piacere far parte di queste serate culturali. Chi ha presentato questa serata qui al Salotto Culturale? Questa serata è stata una serata stupenda per noi e dal punto di vista culturale che abbiamo conosciuto Francesco Paolo Antoni da vicino, una persona stupenda, abbiamo avuto modo, io almeno da parte mia da piccolo, vedere qualche spettacolo di Paolo Antoni. Noi siamo venuti qui a rappresentare la nostra azienda, abbiamo creato questa piccola azienda pubblicitaria. Si occupa di pianificazione a 360 gradi, di piani di comunicazione a 360 gradi. Siamo qui, siamo stati molto contenti di essere presenti a questa serata. Quindi un bel battesimo per la vostra attività. Sì, sì, un bel battesimo, un bel battesimo. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Le emozioni sono state molteplici, però quella che mi ha affascinato di più è proprio vedere le opere di Paolo Antoni che non conoscevo, e addirittura voglio riprendere quel fatto del critico che ha detto: come è possibile mai che un artista attore faccia delle opere del genere? Io dico a quel critico: come è possibile mai che non si sia domandato che da una semplice mollichina di pane possono uscire dei capolavori così meravigliosi? Come è stata questa serata con Paolo Antoni? Come sempre, meravigliosa, una bellissima serata fatta di sana cultura, ma soprattutto scoprire Francesco in una versione diciamo diversa è stata emozionante, perché oltre ad essere un grande artista è veramente una persona genuina. Le impressioni di questa serata al Salotto Culturale? Posso dire che mi è piaciuto molto, soprattutto ho scoperto un Paolo Antoni nuovo, perché chiaramente uno lo vede sempre in veste comica, insomma ironica, invece qui ho visto che c'è veramente un artista, quindi un grande spessore, soprattutto uno sguardo molto puntato sul sociale, sull'umanità insomma intera, quindi soprattutto su Napoli, quindi diciamo ho rivalutato anche la figura dell'uomo e dell'artista. E poi insomma mi è piaciuto molto anche tutto il contesto condito insomma con vari aspetti dell'arte, quindi la musica, la poesia, l'arte, il teatro, soprattutto l'attore è veramente molto bravo, e diciamo sono cose che purtroppo noi in questa società un po' che va sempre di fretta non riusciamo molto a valutare, anche la poesia, quindi e soprattutto insomma la teatralità sono cose che noi non riusciamo più a guardare con un occhio un po' più diciamo attento. Quindi mi è piaciuta molto, diciamo che l'esito è veramente positivo. Buonasera, grazie.